Questa è una porta per pollaio per le nostre galline, diversa da tutte quelle che avete visto. Secondo me, se state cercando una porta per pollaio, perdete 5 minuti del vostro tempo, guardate questo video perché mi ha sorpreso. Ci sono alcune caratteristiche veramente interessanti e ve ne parlo dopo la sigla. Eccoci sul canale. Allora, mi è stato proposto di provare questa porta per pollaio. Ultimamente ne sto provando più di una e questa mi ha incuriosito perché è diversa da tutte quelle che ho visto fino a questo momento. Innanzitutto parliamo di una semplicità di montaggio estrema. Non bisogna montare nulla, praticamente quello che vedete è quello che vi arriva. È esattamente così. Corpo unico. Non c'è da montare neanche una vite per fare questa struttura. Materiale in alluminio e è materiale AES, che è una sorta di plastica che resiste alle intemperie, adatto a lavorare da meno 26 a più 60 gradi. Gli ingranaggi interni sono in acciaio e dà l'alimentazione con il pannellino solare. Allora, perché mi ha incuriosito e ho accettato di provarla? Perché per chi ha poca manualità o ha poco tempo magari di montare la struttura, le guide, il motore e quant'altro, questa fa tutto da sola. Guardate qui, non c'è nulla assolutamente da fare e dal punto di vista della robustezza sono doppie, sono delle lamelle doppie. Ci sto battendo sopra, è abbastanza robusta. Non è alluminio ovviamente, ma non è neanche la plastichetta che avevamo provato l'anno scorso, che poi l'ho buttata nel macero perché faceva veramente pena. Questo è un altro prodotto, questo è tutto metallo, non flette, non si muove, è molto robusta veramente. Io non pensavo quando mi è arrivata, ma poi guardando il prezzo e guardando la classe di appartenenza ho capito che è un prodotto fatto con una certa cura. Allora, un componente alla volta, una funzionalità alla volta. In questo corpo qui era chiuso il motore, tutti i meccanismi di gestione della tapparella, perché è una sorta di tapparella. Esternamente abbiamo il pannellino solare, il sensore crepuscolare e sul retro abbiamo semplicemente questi due pulsanti. In base a come si premono e come si combinano, riusciamo ad avere quattro tipi di funzionamento diversi. Ve ne parlo fra un minuto. E abbiamo in dotazione il telecomando che ci può venire utile per l'operazione di apertura e chiusura manuali. Allora, partiamo da un po' di dati tecnici. Batteria al litio da 2200 mAh, può lavorare senza sole per 30-40 giorni, però c'è in dotazione, e vi consiglio di farlo se l'acquistate, il cavetto USB da collegare a un caricabatterie del cellulare non in dotazione e serve per ricaricare almeno la prima volta la batteria, si infila qui dentro. Si mette a caricare nel carichino del telefono. Loro dicono 4-6 ore, in realtà io l'ho caricato in un'ora e mezza, quindi era già mezzo carico e va bene così. Viene dato in dotazione un picchetto per collegare il pannello solare, si può mettere nel terreno, in un posto ovviamente soleggiato, trovata la posizione, si fissa, si chiude e finisce lì. Il corpo della porta non contiene la batteria è solo qui dentro, quindi senza questo non funziona. Il cavetto è molto lungo, è circa 1,5 metri e permette di posizionarlo insomma nel posto più comodo possibile. Vi mostro brevemente come funziona. Anche questa porta ha la sicurezza contro lo schiacciamento delle galline, ha una sua logica di funzionamento molto particolare. Ora, per iniziare, vediamo come si apre e come si chiude e vi parlo di una funzionalità particolare sua. Il movimento è molto veloce, le guide sono già state ingrassate dalla casa madre e il produttore consiglia di spruzzare del grasso spray una volta ogni tanto per agevolare poi la discesa e la salita. Ora, quando si chiude, lei arriva a fine corsa, torna indietro di qualche centimetro, si ferma per qualche secondo e poi chiude completamente la porta. È una logica di gestione sua, non è un errore, funziona proprio così. Io pensavo fosse rotta, invece poi leggendo le istruzioni ho capito che è proprio il suo metodo di funzionamento. Va bene così, lo prendiamo per buono. Vediamo adesso cosa succede quando si ferma all'interno una gallina. Questa è la gallina. Ovviamente è solo appoggiata e quindi ecco, questo è il caso in cui la gallina continua a rimanere sotto la porta.
è più fessacchiota del normale, non si rende conto che si sta chiudendo, la prima volta non le è bastato. Ecco, quando succede questo, allora dobbiamo intervenire manualmente e chiudere noi la porta. Il ciclo dopo ovviamente funzionerà normalmente. Ora prendiamo il caso della gallina che viene schiacciata dentro ma poi si sposta. Ecco. Torna leggermente indietro, la gallina si sposta, passa qualche secondo e lei richiude. Perfetto. Ora vi parlo del settaggio della centralina. Attenzione perché le istruzioni, pur essendo multilingua, non sono state tradotte benissimo in italiano, non sono chiarissime, quindi vi parlo un po' di quello che ho imparato io, insomma. La centralina arriverà spenta. In questo momento non funziona nulla. Per attivare la funzionalità principale, cioè per accenderla, si premono entrambi per 3 secondi. Lampeggiano. Perfetto. A questo punto noi abbiamo la possibilità di farla funzionare manualmente. E questa è la prima modalità di funzionamento. La seconda modalità di funzionamento è sempre manuale, ma si agisce direttamente sulla centralina senza toccare il telecomando. Per la terza modalità di utilizzo, che è quella con gli orari, dobbiamo spegnere la centralina e ricominciare da zero. Allora, spegniamo tutto, 3 secondi, ecco, ora è spenta. Vediamo, non funziona. Come funziona la terza? Allora, noi siamo pronti, abbiamo posizionato la porta nel pollaio, l'abbiamo avvitata, insomma funziona tutto, siamo pronti per utilizzarla. Accendiamo la centralina, ecco qui, 3 secondi, cominciano a lampeggiare i led. Ora cosa succede? Vogliamo che la porta si apra alle 7 del mattino, quindi cosa facciamo? Noi alle 7 del mattino andiamo giù, apriamo la porta. Questa apertura verrà eseguita ogni 24 ore, quindi alle 7 del mattino dopo la centralina automaticamente riaprirà la porta. Ora ovviamente dobbiamo impostare la chiusura. Come facciamo? La vogliamo chiudere alle 21? Noi alle 21 andiamo nel pollaio e chiudiamo la porta. Questa operazione qui di apertura e chiusura, quindi di registrazione degli orari, viene fatta direttamente sulla centralina. Le istruzioni non parlano del telecomando, quindi lo facciamo da qui. Quindi abbiamo impostato alle 7 del mattino l'apertura e alle 21 la chiusura. Ogni 24 ore sarà così. Allora, adesso dobbiamo impostare il crepuscolare. Non ci sono molti pulsanti da schiacciare. Allora, teniamo premuto per 3 secondi il tasto di apertura finché non si accende il LED verde. Ecco qua. Ora lampeggia il LED verde sull'apertura. Dobbiamo fare la stessa cosa della chiusura. Dobbiamo dire alla centralina che deve chiudersi quando il sole tramonta. Teniamo premuto il tasto di chiusura per 3 secondi finché non si accende il LED verde. Ecco qua. Abbiamo impostato in questo modo l'apertura e la chiusura col crepuscolare. Ora sono sotto la luce della lampada, quindi per lui è giorno e la porta è aperta. Simuliamo la chiusura, quindi il buio. Perfetto. Ritorna il sole. Anche questa centralina, per evitare che i fulmini possano farla aprire come un falso positivo, ha un ritardo di qualche secondo dallo stimolo luminoso e ovviamente ha un ritardo di qualche secondo dal momento che diventa buio. Questa è la funzionalità più importante, secondo me, la più
interessante. È tutto qui, non c'è altro da fare. Questo kit qui, così com'è, lo trovate su Amazon, costa circa 170 euro. Mi rendo conto, non è un prezzo alla portata di tutte le tasche, però ha un set completo di funzionalità, quindi abbiamo visto possiamo aprirle in tutti i modi possibili. Non è assolutamente difficile da utilizzare, fa della semplicità la sua forza. Ha anche un peso interessante, non l'ho ancora pesata, giusto per farvi capire di cosa parliamo. Siamo intorno ai 900 grammi, non è un peso piuma e non è neanche un peso massimo. Allora vi faccio vedere un dettaglio sulla porta, ovviamente è un avvolgibile, è adatta alle intemperie e il produttore, come vi dicevo all'inizio del video, ha già provveduto a ingrassare le guide, quindi non bisogna fare altro che installarla. C'è all'interno, oltre alle istruzioni, un foglietto con tutte le misure, sia in centimetri che in pollici. Questo io lo scansionerò e lo metterò sul blog, quindi se volete acquistare questa porta, sappiate che sul blog ci sono tutte le fasi di montaggio grazie a questa guida. La porta si può montare sia su un supporto di metallo, un lamierino, oppure di un compensato. In questo caso, secondo me, anche un compensato di mezzo centimetro potrebbe essere più che sufficiente. Anche se è semplice, volevo comunque farvi vedere l'operazione di montaggio, le istruzioni sono semplici. Allora, questa è la misura corretta, la forma corretta. Ho acquistato un multistrato, questo da un centimetro è fin troppo, è esagerato, ho trovato questo e va bene così. Adesso lo devo tagliare, quindi mi metto qui piano piano con il mio seghetto alternativo e cerco di fare meno danni possibile, perché sembra facile, ma proprio facile facile non lo è se non si hanno gli attrezzi giusti. Ok, ho dato una limata giusto per togliere le schegge, ma è venuto abbastanza bene, devo essere sincero. Allora, vediamo un po' come va. Perfetto, perfetto. L'importante è che ci siano i fori per le viti. Ora vi mostro il montaggio con la bulloneria, dopodiché tiriamo le somme e ci salutiamo. Avendo l'attrezzatura giusta, questo è un lavoro di 15 minuti. E qui emerge il punto di forza di questa porta per pollaio. È tutto insieme, tutto montato, non bisogna fare assolutamente nulla, è pronta all'uso. Le viti sono in dotazione. Ora mi spiace che siamo un po' in penombra, ma... Perfetto, allora sono tornato in casa perché l'illuminazione è migliore rispetto al laboratorio. Vi faccio vedere il montaggio. Questo è come risulta dietro, ecco qua, vedete? Se dovete fare lo stesso lavoro, vi consiglio il multistrato da un centimetro, è molto robusto, si taglia molto bene. Anche con un saghetto alternativo le viti, vedete, non escono fuori, escono fuori solo qui, ma qui non facciamo male a nessuno, quindi le possiamo anche lasciare. Semplicemente, adesso sto usando il telecomando per farvi vedere. Vedete, il taglio fa sì che resti a filo il legno rispetto al ferro qui di chiusura della porta. Questo ovviamente si posiziona al sole, esteticamente è anche bello da vedere. Bella, mi è piaciuta come porta, davvero. Ho apprezzato il fatto che sia compatta e che sia già montata. Qui davvero, avendo il materiale, cioè un seghetto alternativo e un pezzo di multistrato, con 15 minuti di lavoro abbiamo montato la porta. Non c'è altro da fare. Questo è il suo punto di forza e dal punto di vista della spesa da sostenere sono circa 170 euro, la trovate su Amazon, è più o meno in linea come costo rispetto a una porta di pari caratteristiche, quindi col pannello solare, con la centralina, con la porta, da montare ovviamente quelle tradizionali. Questo è il vantaggio, che è tutto in uno. Per chi ha poca manualità, poca dimestichezza, poco tempo da mettersi lì a montare e a cercare di calibrare bene la porta con le guide e quant'altro, questa fa tutto da sola, è pronta all'uso. Se la tapparella
fosse stata in alluminio sarebbe stato il top del top, ma è una plastica dura e robusta, non si piega, non si flette, è doppia, come vi ho fatto vedere all'inizio del video, e quindi ci sta, va bene anche così. Per completezza di informazione vi faccio soltanto vedere come l'ho installata qui nel mio ricovero notturno. Mi allargo un po', eccolo qui. Vi ricordate la casetta? Se mi seguite un po' è sempre quella, l'ho comprata 6-7 anni fa, mi sono sempre trovato bene. E qui vedete che sopra c'è il porta centralina dell'altro tipo di porta che avevo qualche anno fa, che poi si è rotta. Ho installato la porta Ciamuti. Il montaggio è stato veramente elementare, ho soltanto sagomato leggermente i longheroni laterali di legno, quindi ho fatto un piccolo intaglio sempre grazie a quella dima di cartone e ho inserito la porta. Ora ho la centralina in mano, così giusto per comandarla da qui. Il telecomando l'ho lasciato su a casa, quindi vi faccio vedere dalla centralina come funziona. La centralina ha un filo molto lungo, come vi dicevo, e mi permette poi di montarla sul tetto. Il funzionamento è sempre lo stesso, ora l'ho attivata io manualmente, e anche su questa farò poi il settaggio per il crepuscolare, perché lo trovo veramente comodo. Ora spero che qualche mia gallina entri dentro per curiosità e vi faccio vedere come funziona. Una gallina è entrata dentro, l'ho aspettato un po', adesso la faccio uscire. Eccola qui, avevo messo un po' di cibo dentro e quindi lei era curiosa. Volevo solo far vedere la scena di quando esce la gallina, ma non è nulla di trascendentale. Dai, adesso non esci più? Benissimo. E con questa scena direi di chiudere il video. Perfetto, dai. Mi sembrava doveroso terminare il video con la scena della gallina che attraversava la porta. Tiriamo le conclusioni. È una buona porta, mi è piaciuta molto. È compatta, è leggera, è robusta. Anzi, adesso la chiudo. Faccio vedere. Ecco, vedete? Ha trovato la paglia, pensa che sia la gallina, e quindi ecco qui. Perfetto. Vi ho fatto vedere anche come ultima scena la sicurezza contro lo schiacciamento delle galline. È stata una cosa involontaria, ma è utile. Vi dicevo, è compatta, è leggera, è completa di tutte le funzionalità, ha quattro modalità di apertura. Io ho settato quella crepuscolare, che secondo me è la migliore. Adesso l'apriamo, la lasciamo aperta. La trovate su Amazon, come vi dicevo costa intorno ai 170-179 euro. Secondo me è un buon prodotto, magari se dovete fare un acquisto su una porta del pollaio prendete anche questa in considerazione, guardate le caratteristiche, se poi vi piace la comprate, se no sceglierete qualcos'altro. Grazie per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, condividete il video, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, troverete un ampio approfondimento sul blog. Rinnovo i saluti, ci vediamo la settimana prossima.